fammi se c'è troppo gente. Queste sono le scale per salire sulla cupola. Ecco. Ci vediamo dopo sul tetto. E noi adesso siamo sulla cupola di San Pietro. Panorami. Questa è bella giornata limpida. Ecco. Bene, abbiamo ascoltato i rintocchi delle 10:30 della Basilica Papale di San Pietro a Roma. Dopo ascolteremo anche l'Angelus festivo e un pezzettino di Angelus di Papa Francesco. A dopo. Fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno! In questa seconda domenica del tempo di Natale, le letture bibliche ci aiutano ad allargare lo sguardo per avere una piena consapevolezza del significato della nascita di Gesù. Il Vangelo, con il prologo di San Giovanni, dimostra la novità sconvolgente. Il Verbo Eterno, il Figlio di Dio, si fece carne. Non solo è venuto ad abitare tra i popoli, ma si è fatto uno del popolo, uno di noi. Dopo questo avvenimento, per orientare la nostra vita, non abbiamo più soltanto una legge, una istituzione, ma una persona divina, Gesù, che ci orienta la vita, ci fa andare sulla strada perché lui l'ha fatta prima. San Paolo benedice Dio per il suo disegno di amore realizzato in Gesù Cristo. In questo disegno ognuno di noi trova la propria vocazione fondamentale. Quale? Così dice Paolo, siamo predestinati ad essere figli di Dio per opera di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio si fece uomo
per farci noi uomini e Dio. Per questo il Dio eterno si è fatto carne, per introdurci nella sua relazione filiale con il Padre. Dunque, fratelli e sorelle, mentre continuiamo a contemplare il segno mirabile del presente, la liturgia odierna ci dice che il Vangelo di Cristo non è una favola, non è un mito, un racconto di Milano. Il Vangelo di Cristo è la piena rivelazione del disegno di Dio, del disegno di Dio sull'uomo e sul mondo. Un messaggio nello stesso tempo semplice e grandioso, che ci spinge a domandarci quale progetto concreto ha posto in me il Signore, attualizzando ancora la sua nascita in mezzo di noi. E l'Apostolo Paolo a suggerirci la risposta: Dio ci ha scelti per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Ecco il significato del Natale. Se il Signore continua a venire in mezzo a noi, se continua a farci dono della Sua parola, è perché ciascuno di noi possa rispondere a questa chiamata, diventare santi nell'amore. La santità è appartenenza di Dio, comunione con Lui, trasparenza della sua volontà infinita. La santità è custodire il dono che Dio ci ha dato. Soltanto questo, custodire la gratuità, questo è essere santo. Perciò chi accoglie in sé la santità come dono di grazia non può non tradurla in azione concreta di potenziale. Questa dono, questa grazia che Dio mi ha dato, io lo traduco in azione concreta, nel quotidiano, in un incontro con gli altri. Questa carità, questa misericordia verso il prossimo, riflesso dell'amore di Dio, al tempo stesso purifica il nostro cuore e ci dispone al perdono, rendendoci giorno dopo giorno immacolati. Ma immacolati noi, nel senso che io tocco la macchina, ma immacolati nel senso che Dio entra in noi, il dono, la gratuità di Dio entra in noi e noi la custodiamo e la diamo agli altri. La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere con gioia e gratitudine il disegno divino di amore realizzato in Gesù Cristo. Angelus Domini, sia in Maria. Ave Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Thank you.
Bene, finalmente sono riuscito a farvi sentire queste meravigliose sei campane della Basilica Papale di San Pietro a Roma. Al prossimo video.